Parliamo qui di un importante gruppo di diaspori vulcanici, i diaspori riolitici. Secondo la classificazione basata sul precursore, abbiamo visto che c'è un grande gruppo di diaspori che si originano per alterazione di vetri vulcanici. E il contesto geologico in cui questi si formano è ovviamente quello di rocce vulcaniche, ma in genere stiamo parlando di complessi vulcanici di grandi dimensioni e con chimismo riolitico. Questo perché, prima di tutto, le rioliti hanno una grande produzione di vetri riolitici, che sono le pomici, i tuffi e le ossidiane, che sono un materiale piuttosto instabile a temperatura ambiente e quindi una fonte perfetta di silice e anche la roccia madre appunto di questi diaspori. Quindi il contesto più ovvio, più diffuso, è quello di grandi complessi vulcanici riolitici che in genere possiedono al centro una caldera. Complessi vulcanici calderici hanno al di sotto grossissime camere magmatiche, e quindi un gradiente termico molto forte e una grande quantità di fluidi idrotermali e fumarole. Quindi tutti gli elementi che favoriscono o la formazione diretta di diaspori o comunque la circolazione di soluzioni ricche in silice. Quindi dei tre gruppi di diaspori vulcanici abbiamo visto che due sono associati a tuffi, uno in ambiente prossimale ad alta temperatura, uno in ambiente distale a bassa temperatura. Qui siamo nel caso in cui la maggior parte di questi diaspori si formano su lave, appunto le lave riolitiche. L'alterazione è in genere a freddo ed è in genere subaerea, anche se non è da escludere la presenza di attività sottomarine. Quindi i diaspori riolitici veri e propri sono questo gruppo di diaspori in cui il termine riolittico viene usato in genere per definire una bassa silicizzazione e sono caratterizzati da strutture, da pattern fatti a cerchi. Ecco, un tipo particolare di diaspori riolitici sono i diaspori orbicolari che, come vedremo, sebbene hanno dei pattern molto simili, hanno una silicizzazione più profonda. Al gruppo dei diaspori riolitici vanno aggiunti anche i Tandereg. Sebbene siano delle strutture nodulari di aspetto totalmente diverso, hanno in comune la genesi, che è esattamente la misma, esattamente la stessa. La differenza nella genesi dei Tandereg è quella che questi si possono formare in noduli, espandersi all'interno di un deposito sciolto, quindi in genere si tratta di tuffi o tuffi saldati. Ecco, questo è il carattere più diffuso di un diaspora riolitico. Questa è una Berzaia riolite del Messico. C'è una quantità, una varietà di questi prodotti infinita e tutti sono caratterizzati da presenza di sferuliti, che sono queste strutture tondeggianti, che sono l'inizio del processo di devetrificazione. Sferuliti di questo tipo si possono trovare frequentemente anche in vetri sintetici e hanno strutture esattamente identiche. Un'altra riolite è Birsei, cioè occhio di uccello. Questo è un diaspro che si chiama Lilypad, viene dall'Oregon e ha questa matrice di fondo con un colore verde che è un colore abbastanza diffuso in questo tipo di materiale. Un altro diaspora riolittico del Messico, vediamo che ha un disegno e una struttura molto simili a un'ossidiana famosa, sempre messicana, che ha le sferulite dello stesso colore e con questo alone scuro al centro, per cui possiamo facilmente immaginare che questo sia il precursore di questo tipo di diaspora, o perlomeno un'ossidiana simile a questa. Ecco, un altro tipo di pattern invece che cerchi è fatto così a stellette. Questo è un diaspro Starburst, cioè
fuochi d'artificio, e queste stellette rappresentano un processo di devitrificazione, diciamo dendritico, che comunque parte sempre da dei punti che sono dove inizialmente nella roccia c'era un cristallino di feldspato, che è quello che dà il potassio, cioè l'elemento alcalino, che inizia il processo di devitrificazione. Un altro diaspro con sferuliti dendritiche che vediamo possiede un analogo in un'ossidiana che ha una struttura molto molto simile. Ecco, questo è un diaspro Leopard skin in cui vediamo che la struttura di vitrificazione è leggermente allineata lungo delle fratture. Questo ricorda un tipo di roccia che è la perlite, che è un'ossidiana che ha subito un quenching, cioè un raffreddamento rapido in acqua, e l'impatto termico e l'assorbimento rapido di acqua ha creato queste fratturazioni sferiche, e appunto queste che si chiamano perliti sono allineate lungo dei sistemi di frattura. Quindi vediamo che in questo caso abbiamo la quasi certezza che si tratta di un diaspro che si origina da un'ossidiana. Infatti la perlite è un tipo di ossidiana. Ecco, questo è un altro diaspro a strutture puntuali, diciamo che anche in questo caso è una struttura dendritica, però molto fitta. Bene, abbiamo visto che i diaspori erbicolari possono essere considerati un gruppo particolare di questi diaspori rilitici. Esattamente, la differenza è in genere basata su il grado di lavorabilità. I diaspori erbicolari hanno una silicizzazione molto intensa e quindi sono molto adatti all'uso per lapidario, all'uso per produrre oggettistica. E in genere hanno le sferuliti molto ben strutturate, bandate, e la presenza di linee di flusso. Queste linee di flusso sono la prova che si tratta di un'alterazione di un'ossidiana. Infatti, linee di flusso di questo tipo sono tipiche e uniche dei vetri vulcanici. Quindi, basicamente, non c'è nessuna differenza fra i diaspori orbicolari e quelli riolitici. E gli diaspori orbicolari sono tre o quattro conosciuti, molto famosi, e adesso li vedremo. Ecco, il più famoso è il diaspro oceano del Madagascar, scoperto nel 97, è un materiale abbastanza recente, ha avuto un boom di notorietà incredibile, è molto bello, una varietà di colori. Vediamo che le sferuliti sono molto ben strutturate, direi quasi bandate, e sono allineate lungo le linee di flusso della lava. Un altro campione con colorazioni totalmente distinte, vediamo che anche qui ci sono queste linee di flusso tipiche delle ossidiane. Ecco, alcuni cabochon di diaspro oceano, vediamo, oltre alla varietà di forme e di colori, che in molti campioni la pasta di fondo è stata sostituita da calcedonio, quindi il processo di silicizzazione è talmente intenso che ha avuto passaggi da diaspro a calcedonio e viceversa, quindi ha aumentato, diciamo, la compattezza e la lavorabilità di questo materiale. Prima che si scoprisse il diaspro oceano, l'unico diaspro orbicolare conosciuto era il Poppy Jasper della California. Poppy sarebbero i papaveri gialli della California, e ricordano queste sferuliti bandate che in genere hanno il centro giallo. Anche qui vediamo l'allineamento delle sferuliti lungo delle linee di flusso. Ecco, questo è un altro tipo di poppy, la varietà chiamata Guadalupe. Vediamo che i fiorellini hanno una struttura con del quarzo cristallino. E qui altre due varietà di poppy, che in realtà sono dei diaspori olitici, perché qui le strutture sferolitiche sono molto poco strutturate.
Caratteristica comune al diaspro-oceano e al Poppy Jasper è la presenza di questo quarzo nelle sferuliti, quarzo cristallino, macrocristallino, quindi a differenza del diaspro che è microcristallino, qui abbiamo dei veri e propri macrocristalli, qui parliamo di cristalli di oltre 1 cm, però che sono stati sostituiti successivamente da diaspro. E anche in questo caso queste strutture radiali sono diaspro pseudomorfico su quarzo. Quindi vediamo che i processi di silicizzazione hanno avuto dei passaggi di fase da diaspro a calcedonio, da calcedonio a quarzo, da quarzo a diaspro un'altra volta, eccetera, a testimoniare di una storia abbastanza complessa. Ecco, abbiamo visto che i Tandereg sono una varietà di diaspro bicolare. Vediamo che in alcuni casi le sferuliti contenute nella riolite, diciamo nell'ossidiana, possono aprire una frattura. Questa frattura è l'inizio della formazione del Tandereg. Nel caso che queste sferuliti, invece di svilupparsi in una lave, quindi venire inibite nella loro crescita, si sviluppano in un tuffo, allora le sferuliti possono amalgamarsi fra loro e dare luogo a un nodulo anche di grandi dimensioni. Vediamo che la struttura di questo nodulo è fatta di tutte sferuliti appiccicate una a quell'altra. La frattura viene poi riempita da altri materiali, in questo caso è agata, e quindi il Tandereg è un nodulo formato per coalescenza di sferuliti all'interno di un tuffo. Perché? Perché deve avere spazio per crescere, e il tuffo è una roccia abbastanza porosa da permettere al nodulo di crescere, mentre una lava è evidentemente un corpo più rigido e non lascia crescere il nodulo. Ecco, vedi, questo vedete, un nodulo di un Tandereg di Opal Creek. Vediamo come la struttura del nodulo, non del riempimento, ma proprio del nodulo stesso, è fatta come coalescenza di sferuliti. Le sferuliti più grosse sono quelle al centro del nodulo, che stanno vicino alla frattura, che hanno avuto modo di avere una reazione di vetrificazione più abbondante, perché sono sempre a contatto con il liquido, mentre quelle più lontane sono più piccole. Ecco, questo è un diaspro mushroom, cioè fungo, perché ha queste sferuliti di forma curiosa, ed è un diaspro molto noto dell'Arizona. È usato per fare splendidi cabochon. Vediamo la struttura delle sferulite, in questo caso è fibrosa, però c'è una struttura molto simile in un altro diaspro dallo stesso nome, che viene dal Messico e che non è nodulare, non è un tandem, ma è all'interno di blocchi di lava, e quindi queste sferuliti si sono più o meno associate, si sono unite, sono cresciute una sopra quell'altra, però non formando un nodulo, ma semplicemente, diciamo, alterando un blocco di lava. Ecco, questo è il rainforest dell'Australia, è il tipico caso in cui le sferuliti hanno formato dei piccoli tandereg, perché hanno la frattura che è stata riempita in questo caso da calcedonio, da quarzo, da agata e altre cose, però hanno mantenuto la struttura fluidale dell'ossidiana e una struttura di un diaspro riolitico. Questo è un altro diaspro riolitico in cui le fratture sono state riempite da opale, in questo caso opale azzurra del Nevada. Questo è un altro diaspro Rose Eye Spiderweb dell'Oregon, molto celebre per i colori e questi bei pattern, e anche qui le sferuliti che hanno cresciuto fino a dimensioni abbastanza grandi, sono riempite da fratture, però non hanno dato luogo alla possibilità di separare un nodulo. Questo è un altro spiderweb diaspro dell'Oregon. Ecco, quindi vediamo come si sviluppa il processo di vetrificazione e di formazione di queste sferuliti, che porta alla formazione sia dei diaspori riolitici sia dei tandereg, che vedremo poi in un capitolo separato. E il primo passo abbiamo visto che è la dissoluzione del vetro, e noi possiamo vedere strutture simili sia in ossidiane,
precursori dei nostri diaspiri, sia in diaspiri, strutture molto simili. In questo caso abbiamo una risoluzione dendritica e in questo caso una risoluzione sferulitica. Questo processo di risoluzione avviene per la reazione alcali-silice, che è una reazione che avviene in presenza di umidità e in presenza di un pH alcalino. Possiamo vedere i dettagli di questo processo in un altro capitolo. Però è una reazione molto comune che scioglie, diciamo, il vetro. E crea una poltiglia di un prodotto opalino, un prodotto di silice con un contenuto di acqua che indurendosi può dar luogo a opale o a diaspro. Quindi questo è il precursore e questo è il diaspro, il precursore diaspro. Una volta che abbiamo avuto lo scioglimento del vetro, quindi in presenza di acqua, diciamo nei periodi umidi, atmosfericamente umidi, cioè la stagione delle piogge, durante i periodi secchi il prodotto della dissoluzione della reazione alcali-silice si indurisce e polimerizza, cioè perde acqua e comincia a polimerizzare. Questo polimero crea appunto la sferulite, che è questa struttura circolare, che può essere come nelle ossidiane fioco di neve, fatta più o meno a sferica, però seguendo in gran parte le linee di flusso della lava, e vediamo qui che sono queste indentature che esattamente come nel diaspro seguono e si infiltrano nelle linee di flusso della lava, e in questo caso abbiamo che le sferuliti sono costituite da cristobalite, mentre possiamo avere delle sferuliti fibrose radiali, come in questa ossidiana Pinux e in questo diaspro Rose Eye, e in cui queste fibre sono fatte di carpa feldspato. E questo è il momento in cui la perdita di acqua può essere tale da provocare l'apertura di una frattura. Ecco, l'apertura di una frattura, se siamo all'interno di una lava, non porta a nulla se non che si apre una fratturina che può restare vuota o venire riempita, in questo caso da agate. Però, se siamo all'interno di un tufo, la frattura può drenare acqua e aumentare la reazione alcali-silice. Più reazione alcali-silice, più le sferuliti crescono, più il nodulo si agglomera e più può crescere la frattura, perché la frattura cresce dove il tufo è diventato morbido, è diventato pastoso e quindi nella stagione secca perde acqua e cresce la frattura. Più cresce la frattura, più il nodulo avanza e alcuni di questi tandem possono raggiungere dimensioni di alcuni metri. Quindi, riassumendo, il discorso dei tandem che li vedremo da un'altra parte, però il discorso del passaggio da ossidiane ai diaspri orbicolari o rielitici, è abbastanza chiaro che l'ossidiana ha una devitrificazione che porta alla formazione di sferuliti, come l'esempio dell'ossidiana fioco di neve, ma questo processo può fermarsi lì o andare avanti e produrre dei diaspri con strutture esattamente uguali. Quindi il passaggio da ossidiana a ossidiana fioco di neve cambia completamente il pattern, mantenendo più o meno la chimica del materiale uguale, e poi questo pattern non viene più cambiato nei diaspri orbicolari. Vediamo che abbiamo le linee di flusso e queste sferulite allineate lungo le linee di flusso, anche se è completamente cambiata la mineralogia del campione. Quindi, riassumendo, i diaspirolitici sono alterazioni di corpi lavici, hanno un aspetto solido non in blocchi, quindi interessando tutto lo spessore del corpo lavico, qui è una colata, ma può essere un duomo, un dico, e questi sferuliti interessano tutto il corpo, e quindi non ci sono effetti di bordo nel pattern, ma il pattern è omogeneo in tutta la lava, quindi i giacimenti di questo tipo di diaspri possono essere di dimensioni molto grandi. Se
Sempre il pattern è elementi sferulitici e in certi casi possiamo avere la presenza di strutture fluviali residue che mi dimostrano l'origine da ossidiane. Non può essere nodulare proprio perché la maggior parte di questi depositi sono in ambiente subaereo e diciamo, questo pattern non può essere trasportato fuori per migrazione dal nodulo, però si può contenere se lo stesso processo avviene in un tufo saldato, un tufo molto vetrificato, e può creare dei noduli per associazione di sferuliti. Quindi non sono esattamente dei noduli di diaspirolitici, ma sono un'altra cosa, però è un processo che deriva da questo stesso tipo di vetrificazione dei vetri.